Da tempo a Giardini Naxos si parla di carenza idrica, un problema che riguarda diverse case proprio a Giardini. A tal proposito, Mauro Romano ha intervistato l'attivista del Movimento 5 Stelle Guglielmo Trusso, che chiede di rispolverare il vecchio Progetto 30. Sentiamolo. Guglielmo Trusso, oggi ci troviamo in una località molto particolare. Siamo davanti all'ingresso di quello che doveva essere il nuovo acquedotto di Giardini Naxos. Ma cosa è successo qui, Trusso? Allora, qui siamo a Giardini Naxos, contro zona Adelardi. Qui davanti siamo all'ingresso della strada che sopra circa 150 metri porta nel serbatoio famoso del progetto 30. Serbatoio capace di ospitare quasi 1 milione di litri d'acqua. Sono qui oggi perché voglio dire a tutti coloro che si occupano sempre della crisi idrica dei giardini, visto che è da un paio di anni che questa situazione esiste, e la domanda è perché non riprendere questo progetto, visto che abbiamo tutte le strutture, sopra nella zona del serbatoio si vede anche la sala macchine. Si vede anche un'antenna che sicuramente era per il controllo remoto della sala macchine. Visto che Giardini Naxos è balzata agli onori della cronaca internazionale per la carenza di acqua quest'anno, e allora io da qui dico agli amministratori, alle autorità comunali, alle autorità prefettizie: muovetevi in tempo di pace, non aspettiamo il prossimo anno luglio-agosto per gridare allo scandalo e di parlare di siccità, parlare di cambiamenti climatici. No, c'è la possibilità che con questo serbatoio, cioè Giardini Naxos, che viene servita dall'alto, c'è cioè risparmi dal punto di vista energetico, manutenzione pompe e tanti altro. Poi, tanto altro. Poi a me viene in mente che sopra, essendoci questo gran bello spazio, si potrebbe inventare il bar dell'acquedotto, da dove si goda un panorama sul Golfo di Naxos e sulla costa calabrese e Taormina e Castelmola, fantastico, perché non ricavare un locale da cui l'acquedotto e il comune potrebbe ricavare un ritorno economico. Questo è quello che mi sento di dire e spero che veramente le teste pensanti di Giardini Naxos a livello istituzionale si adoperano per risolvere questa problematica annosa della mancanza d'acqua in diversi quartieri di Giardini Naxos.